siamo lasciati la scorsa settimana con l'appuntamento a questa sera con un tema di particolare interesse, ossia quello che è lo spirito, in maniera particolare il ruolo dello spirito nelle nostre attività. Perché abbiamo cercato per larghi e lunghi tratti di analizzare il culto pentecostale. Ci siamo soffermati sulle varie parti del culto e abbiamo messo da parte, proprio per questa serata, quella che è l'opera dello Spirito all'interno del culto. Io vi dico subito, a priori, che quello che è davanti a noi è un obiettivo molto ambizioso, perché al di là di tutto quello che riusciremo a dirci e proveremo a dirci, partiamo dal presupposto che non potremmo mai contenere tutto il discorso sullo spirito, così come non può essere contenuto in un discorso il parlare e quindi il conoscere Dio. Ma quello che cercheremo di dirci è soprattutto legato alla nostra esperienza in funzione e in relazione allo spirito. Vi ho fatto distribuire due dispense, poi se ne avremo il tempo ce n'è una terza. Sulla prima, che è quella foglio singolo, non badate alla data perché sono le date del primo corso. L'argomento quindi resta il ruolo dello spirito, sensibilità e guida, note di pneumatologia, ossia di tutto ciò che riguarda lo spirito. Nella terza colonna, così come per gli altri argomenti, vi viene ripetuta la bibliografia che avete già nel vostro programma, ed è una bibliografia abbastanza nutrita, che nella sua seconda parte è anche abbastanza corposa di contenuti. Non sono, mi permetto di dire, non sono testi che possono essere letti da tutti quanti, che sono testi di una certa teologia. I primi due, in maniera particolare tutto il materiale attribuito al pastore fratello Mario Affuso, se tra di voi ci sono degli ex lettori della rivista Oltre, probabilmente avete avuto nel passato la possibilità di confrontarvi appunto con due pagine, a volte una sola, di una rubrica titolata appunto Note di pneumatologia. Due pagine che forse a qualcuno sembravano noiose e pesanti, ma che nell'ambito italiano restano e sono attualmente l'unico materiale disponibile nel mondo pentecostale sullo Spirito Santo. Per cui se avete nella vostra biblioteca conservate le vecchie riviste Oltre, io vi invito ad andarle a riprendere e a rileggervi tutti quegli articoletti del pastore Affuso, anche perché vi accorgerete che la seconda dispensa che vi ho distribuita è per larga parte fondata appunto sul suo disquisire sull'argomento. Faccio riferimento in questo primo foglio a del materiale che non vi ho dato al momento, perché ho cercato rispetto all'anno scorso di trattare l'argomento in maniera diversa. Se poi finiremo in una certa direzione, vi darò anche il materiale che è qui indicato. Proviamo a seguire assieme, così come abbiamo fatto già altre volte, la nostra dispensa, così che voi potete seguire dal foglio e ogni tanto avremo le nostre pause per mettere a fuoco dei punti sull'argomento, raccogliere anche qualche domanda, qualche osservazione che cercheremo di portarci per la seconda parte. Pneumatologia è una parola che risulta dall'unione di altre due parole, pneuma e logia, e che possiamo parafrasare con l'espressione discorso relativo allo spirito, dove intendiamo per spirito quello con la S maiuscola e quindi lo spirito
riferito a Dio, se preferite Spirito Santo o Spirito Dio. Ma ci dobbiamo subito dire in partenza che parlare dello Spirito è complesso e alquanto complicato, perché sarà quasi impossibile parlarne in modo esauriente, anche se nel nostro ambito vi sarete a volte accorti come molti credenti, molti fratelli, anche qualche responsabile, parlano dello Spirito come del proprio fratello, con una confidenza tale come se sapessero tutto, e tutto quello che sanno è tutto ciò che lo Spirito può essere o può fare. Non ci sottrarremo a questo arduo compito, consci, consapevoli che parlare dello Spirito significa parlare di Dio nella sua dimensione più prossima e nello stesso tempo più inafferrabile. Perché è vero, noi diciamo che Dio non lo vediamo, che Dio non l'abbiamo mai visto, che Dio non l'abbiamo mai toccato, e tutta la nostra esperienza, tutta la nostra conoscenza, tutta la nostra relazione con Dio è limitata tra virgolette allo Spirito Santo. Ma qui vale la stessa cosa: abbiamo mai visto lo Spirito? Abbiamo mai afferrato? Abbiamo mai toccato? Forse è più inafferrabile lo Spirito che Dio in quanto Padre. E proviamo a vedere. Significa parlare di Dio nella sua dimensione relazionale ed esperienziale. La nostra relazione, tutto ciò che noi possiamo dire di Dio, ma qui adesso parliamo di Spirito, è limitata alla nostra esperienza. Nessuno di noi può dire che lo Spirito è una determinata cosa, un determinato chi, perché l'ha raccontato qualcun altro o perché abbiamo avuto modo di leggere in un determinato libro. Tutto ciò che noi ci sforziamo e possiamo dire dello Spirito, per la maggior parte è quello che abbiamo sperimentato, vissuto nella nostra vita. Parafrasando l'incontro di Mosè con Dio, parlare dello Spirito è un territorio santo da calcare a piedi nudi, ossia cercando di percepirne la realtà autentica senza filtri che possono snaturarla. La dimensione ecclesiologica del nostro laboratorio ci impone di invocare la presenza e la guida dello Spirito affinché tutto quanto condivideremo di Lui proceda direttamente dall'alto. Io credo che mai più che in un'occasione come questa dobbiamo invocare la guida dello Spirito Santo, perché vogliamo provare a parlare di Lui e a trasferire quello che abbiamo sperimentato di Lui. E tutte le volte che proviamo a fare questo sforzo, perché rimane per noi uno sforzo parlare di Dio e parlare dello Spirito, perché soprattutto qualcuno che è al di sopra di noi e al di fuori di noi, anche se può avvolgere la nostra vita, ma è qualcuno molto più grande di noi. E tutto ciò che noi possiamo provare a dire di Lui è piccolo, è poco, è commisurato alla nostra capacità. Ecco perché vi dicevo prima, è una grande presunzione pensare di poter sapere tutto dello Spirito, di poter dire tutto dello Spirito. Stiamo parlando di Dio, di colui che ci ha creato, di colui che è al di sopra di ogni cosa. Nell'introdurci, qui c'è il riferimento a quel testo che non vi ho dato, ma al momento ho preso la presentazione del pastore Carmine al suo corso di pneumatologia. E lui apriva il corso con queste parole: con un desiderio di approfondire la nostra conoscenza, preghiamo il nostro Dio affinché questo percorso di studio assieme possa arricchire la nostra esperienza di credenti e servitori pentecostali, con una larga misura di discernimento per non cadere in alcun errore,
resti lontano da noi la presunzione e la tentazione di giudicare l'operare altrui. Non ci colga il piacere umano di dedicarci a favole e favelle inutili. Sia l'intero nostro essere al servizio del Maestro per la guida dello Spirito. A questa invocazione ne ho aggiunto un'altra che leggiamo insieme ed è una preghiera di Martin Lutero che, riferendosi e rivolgendosi allo Spirito, così pregava: vivi in me, Spirito di Dio, vorrei esistere trovando in te la vita, vorrei abbandonarmi a te, essere libero, aperto e lasciarmi guidare per venirti incontro. Agisci in me, sii tu la mia vita, circonda il mio essere, diventa il mio spazio, penetra in me perché io diminuisca e tu soltanto viva in me. Su questa premessa, allora, noi guardandoci attorno potremmo chiederci: ma come possiamo parlare dello Spirito? E dovremmo fare tutta una serie di premesse. Innanzitutto cominciare a stabilire: per noi lo Spirito è un chi o un cosa? È una persona, è un soggetto o è una forza, una potenza, un'energia? Allora, su domande come queste subentra la nostra formazione ecclesiologica, l'insegnamento, la dottrina che abbiamo ricevuto. In maniera molto sintetica, noi ci riferiamo allo Spirito in quanto Dio, ci riferiamo allo Spirito in quanto persona della divinità. E questa persona può essere anche manifestazione, perché poi vedremo che noi, quando parliamo di persona, abbiamo la difficoltà di immaginare una fisicità, perché il termine persona ci fa pensare a un essere umano, a un corpo. Ma quando noi parliamo di persona, riferendoci alla divinità, non immaginiamo un corpo, perché il Padre non ha un corpo. La Scrittura dice che il Padre è spirito. E se il Padre è spirito, quanto più lo Spirito è spirito, altrimenti non sarebbe lo Spirito. Anche qui non c'è un corpo, così come lo intendiamo. Allora, abbiamo fatto riferimento all'esperienza. Dove sta la nostra esperienza dello Spirito? Non possiamo fare altrimenti che riferimento da dove ci siamo lasciati la settimana scorsa, quando parlavamo del culto pentecostale. La nostra esperienza dello Spirito dove la facciamo? Al di là di quella che è la vita liturgica personale, la preghiera personale, la meditazione personale, c'è una relazione che è comunitaria. E la settimana scorsa noi ci siamo anche soffermati sull'importanza della partecipazione al culto. Che cosa significa vivere un culto nella comunità, quindi nella relazione con i fratelli e le sorelle all'interno del corpo di Cristo? E questa relazione, questo culto, abbiamo anche visto che può essere tale se è un culto spirituale, un culto che muove non le nostre corde corporee, ma muove le nostre corde spirituali. E queste corde spirituali da chi o da che cosa possono essere mosse? Dalla nostra volontà, dalle nostre buone intenzioni? O è necessario che ci sia l'opera dello Spirito che viene a toccare le corde spirituali del nostro essere? Questo come accade? Come si riconosce una tale opera? Come possiamo affermare a noi stessi e anche agli altri lo Spirito Santo è all'opera? Questo movimento come è riconosciuto? Prima di andare, in base al nostro tempo, a provare di calarci in delle situazioni concrete all'interno del culto, io credo che la prima relazione
che lo Spirito viene a manifestarci è quella legata alla scrittura, o se preferite a quella che noi definiamo parola di Dio. Che noi solitamente spesso ci riferiamo al testo biblico e per la nostra fede diciamo la parola di Dio. Ma in questo momento io tra le mani non ho la parola di Dio, ho le scritture, ho un testo, ho delle parole in quanto termine. Questo testo, queste scritture, può divenire, può manifestarsi parola di Dio. Come? Quando e attraverso chi? È qui che comincia l'opera dello Spirito. Anche perché nel momento in cui noi siamo ignoranti di tutto ciò che si può sapere su Dio e sulle scritture, siamo affascinati, attratti da questo testo e lo andiamo a prendere in una libreria o dalla nostra biblioteca, così come possono fare tante persone, senza leggere le introduzioni, le cose varie che possono esserci in una Bibbia commentata come questa. Cominciamo a leggere la Bibbia dal suo inizio. Nel momento in cui apriamo la Bibbia, leggiamo: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Il primo soggetto che incontriamo nella Bibbia, Dio. La terra era in forma e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Al secondo verso la Bibbia ci dice: guarda, non c'è solo Dio, c'è lo Spirito di Dio. E allora noi ignoranti della Bibbia ci chiediamo: chi è Dio? Chi è lo Spirito di Dio? O leggendo Spirito di Dio potremmo dire: è di Dio, è un'energia, è una forza, è qualcosa che procede da Dio. Queste sono le domande che si pone chi va al testo biblico per la prima volta. Noi non siamo quelli che vanno alla Bibbia per la prima volta. Noi siamo partiti, abbiamo affermato poco fa che noi crediamo che lo Spirito è Dio, è una persona della divinità. Quando il testo ci dice Spirito di Dio, noi crediamo che ci troviamo di fronte a un altro soggetto, a un'altra manifestazione, a un'altra opera. Però come lo conosciamo? Prima della nostra esperienza, come conosciamo lo Spirito di Dio? Attraverso? Attraverso Eliseo? Tu, non la parola, le scritture. Però la nostra fede ci dice che tutta la scrittura, la nostra fede, poggiata su un testo dell'Apostolo Paolo, ci dice che tutta la scrittura, se preferite tutte le scritture, sono divinamente ispirate. Allora c'è un'opera a priori, c'è un'opera prima della stesura delle scritture, c'è un incipit che è partito da chi? Dallo Spirito. Allora lo Spirito è colui che ha guidato le scritture. E siccome è lo Spirito che ha guidato le scritture, lui è l'ispiratore, lui ne è anche lo spiegatore. Allora nel momento in cui lo Spirito prende le scritture e le porge alla nostra vita, probabilmente queste possono diventare parola di Dio. Perché parola di Dio? Perché questa scrittura nel parlare alla nostra vita ci fa conoscere Dio. Ecco perché è parola su Dio, è parola di Dio. Ci aiuta a conoscere Dio e ci aiuta a riconoscere la voce di Dio per la nostra vita. Quindi la prima manifestazione, la prima opera, il primo intervento dello Spirito nella nostra vita è per forza di cose legato alle scritture. Anche perché noi crediamo che tutta la nostra fede è poggiata su Cristo in quanto parola, non su Cristo uomo appeso alla croce, non sul Cristo risorto dai morti, ma su Cristo parola
di Dio. Allora, questa fede necessita per forza di un'opera soprannaturale. Ecco perché ho deciso che la nostra prima riflessione avesse a che fare con la relazione spirito-parola-scrittura. Li potete ordinare nel modo che più vi è comodo o consono, potete anche dire scrittura, spirito e poi diventa parola. Potete mettere lo spirito prima e c'è la scrittura e poi gli dite arriva lo spirito e diventa parola. Come interagiscono questi soggetti tra di loro? Ci parliamo allora di questo secondo testo che è tra le vostre mani e sui vari approfondimenti vi chiederò lo sforzo di andare a leggere con me le note che sono sotto. Considerando il tempo a nostra disposizione, direi che ci facciamo questa riflessione assieme, dopodiché avremo la nostra pausa, al di là del tempo che possiamo impiegare. Siete pronti? Menti aperte, penna pronta se qualcosa non è chiaro, ve lo segnate e poi dopo ci ritorniamo. Va a priori indicata la persistente difficoltà ad accostarci al tema spirito, a motivo di un calo dell'interesse pneumatologico. È datato un interesse per le cose dello spirito a partire, questo lo trovate nella nota 1, a partire da Giovanni XXIII, in maniera particolare dal Concilio Vaticano II. Dopodiché, dopo questo momento di risveglio, non lo dovete intendere come movimento carismatico, ma un risveglio della riflessione, di un ragionare delle cose dello spirito. Dopo questo periodo, dall'anno 2000 in poi, sembra che l'argomento sia andato assopendosi, che non ci sia più interesse in giro. E noi che siamo pentecostali di definizione e spero anche di fatto, dovremmo essere i primi a riflettere quotidianamente sullo spirito, sulla sua opera e sul suo intervento, e non a viverlo come un qualcosa che accade limitato alla manifestazione del battesimo, il parlare in lingue, i segni carismatici, ma la nostra riflessione, proprio perché noi non vediamo, non tocchiamo Dio direttamente. La nostra fede è tutta legata allo Spirito. Noi ogni giorno dovremmo investigare lo Spirito, dovremmo ricercare quello Spirito che Gesù ha detto vi guiderà in ogni verità. Quindi c'è stato questo calo di interesse, ma ci sono anche altre difficoltà, sussistenti problemi di linguaggio e del diffuso imbarazzo generato dalle diverse suscettibilità confessionali e religiose. C'è chi si riferisce allo spirito come a una manifestazione di Dio che è intervenuta nel libro degli Atti, dopodiché se ne è andata in vacanza, non si fa più né vedere né sentire. C'è qualche altra realtà religiosa che lo delega a una forza soprannaturale e basta. Ma sono tante le credenze e le confessioni sullo spirito. La nostra riflessione questa sera vuole andare nell'orizzonte di una riflessione pneumatologica, più che mai necessaria, prendendo proprio spunto dal rapporto spirito, parola, scrittura. Partiamo dallo spirito. Per quanto concerne lo spirito, il termine che è diventato per noi oggi il nome spirito viene dal latino spiritus e risulta essere un sostantivo maschile. Viene dal verbo spiro, che descrive l'azione dello spirare, non nel senso di morire, ma nel senso o soffiare, e di conseguenza del respirare. Nel Nuovo Testamento noi troviamo un altro termine,
torno un attimo indietro sul termine spiritus, a noi ci viene dalla Vulgata, dalla traduzione latina della Bibbia greca. Essendo il latino, lì è utilizzato il vocabolo spiritus, che abbiamo visto essere un sostantivo maschile. Sembra insignificante questa cosa, ritenetela, perché se andiamo al Nuovo Testamento in greco, il termine è pneuma, che non è maschile. I greci scelsero un sostantivo neutro, ossia né maschi e né femmine. E questo termine è menzionato 385 volte. Viene da pneu. Io mi avvalgo di Lello Paone. Pneu, cosa ti fa venire in mente? Pneu. Pneumatico. Aria. Pneu, infatti, è il moto carico di energia del movimento dell'aria. Non è l'aria, ma è il movimento dell'aria, quindi una brezza che si muove attorno e viene percepita. Guardate l'espressione, tu lo odi il vento, ma lo odi nel senso che lo percepisci, senti la brezza del vento, ma non sai da dove viene né dove va, spiegava il Signore. Nell'Antico Testamento, quindi nella lingua ebraica, il termine è diverso, è ruach, che non è né maschile né neutro, ma gli ebrei utilizzavano per parlare dello spirito un termine che era femminile. Quindi non vi meravigliate se a volte leggete in qualche testo riferito allo spirito nell'Antico Testamento, allo spirito in quanto femmina, in quanto donna. Ruach sta ad indicare un intervento di Dio nell'uomo o anche un fenomeno naturale. Nel Primo Testamento lo Spirito del Signore non è ancora ipostatizzato, ossia non è ancora visto come persona. Infatti, se voi provate a ricordare alcuni degli episodi dell'Antico Testamento dove si parla dello Spirito, non è visto come una persona. La valle delle ossa secche, per esempio, lo spirito che dà vita. Ma torniamo al nostro testo di Genesi, nell'aprire la Bibbia, il verso 2, si parla dello spirito di Dio che aleggiava sulle acque, il che non dà il senso di una persona. Infatti non è concepito come persona, bensì come forza, come una realtà spirituale. Infatti alcuni studiosi si riferiscono allo spirito come di Dio. Noi cosa abbiamo letto? Lo spirito di Dio, e mai in quanto Dio. Qui ci leggiamo la nota 5 che è sotto, che fa riferimento al testo di Michael Welker, lo spirito di Dio, che nel parlare della teologia realistica, quindi concreta, reale, dello spirito, così scrive: lo spirito di Dio, lo Spirito Santo, è anche potenza mediante la quale Dio è intervenuto un tempo in mondi remoti e in essi si è fatto conoscere. Lo spirito di Dio, lo Spirito Santo, è anche la potenza e la forza con le quali Dio continua a intervenire nel mondo, in ogni presente, e si dà a conoscere anche agli uomini viventi oggi e domani. È anche la potenza e la forza di Dio, perché noi come conosciamo la potenza e la forza di Dio? Attraverso l'intervento dello Spirito sulla nostra vita e intorno a noi, nei nostri frangenti. Menzionando Spirito, mi riferisco a quella entità, tutto vita e movimento, che è lo spirito, menzionato in Genesi 1-2, del quale subito ci viene detto essere di Dio, e solo successivamente ci sarà comunicato che si tratta di Dio stesso, Giovanni 4-24. Ma tutto l'Antico Testamento
non si riferisce allo spirito, come a dire. Noi troviamo questa novità nel Vangelo di Giovanni. Lo spirito è un chi, è persona, non nello stretto significato antropologico, quello che dicevamo prima. Quando noi diciamo persona immaginiamo un fisico, a un essere definito specchiando la nostra natura umana, ma in quanto avente una personalità. Quando noi diciamo la Trinità, la divinità in tre persone, dobbiamo intendere personalità, carattere, esternazione, manifestazione, non in tre esseri fisici. Una personalità, così come configurato nel Nuovo Testamento, è rivelato da Gesù stesso. Perché noi possiamo parlare di personalità? Vi cito soltanto un verso dove l'Apostolo dice di non contristare lo spirito. Quindi è una personalità che ha delle emozioni, ha delle passioni, ha dei sentimenti, ha delle azioni e delle reazioni. Il nostro parlare dello spirito, è molto simpatica questa espressione del pastore Affuso, è ancora un infantile balbettio. I bambini che non sanno ancora parlare. Il nostro parlare dello spirito è come un parlare di un bambino di 9-10 mesi. E la nostra comprensione di lui è limitata al piano dell'immaginazione per mezzo delle metafore, mentre la conoscenza di lui è inferente, basata sugli effetti da noi sperimentati e non di una conoscenza diretta faccia a faccia. Quando ne parliamo dello spirito, ne parliamo per metafora, come un vento impetuoso, il vento che non sa da dove viene e dove va, un fuoco, immaginando Isaia e altri episodi della scrittura. Vediamo come la colomba che scende sul Signore Gesù al Giordano. Quindi utilizziamo sempre delle metafore. Gesù lo presenta come il consolatore, il paraclito. Qualcun altro, un altro verso, lo sforzatore. Ma la nostra conoscenza è tutta legata all'esperienza. Se adesso volessimo mettere un punto, no, alla nostra lettura, alla nostra riflessione, guardando alla vostra esperienza, se io vi chiedessi e vi chiedo: chi è lo spirito nella tua vita? Tu potrei anche chiedervi: chi è lo spirito per la tua vita? E lo siete mai chiesti? Se non ve lo siete mai chiesti, è indice che non avete mai riflettuto sullo spirito. Eppure diciamo di essere pentecostali, perché chiudiamo gli occhi e parliamo in lingue sconosciute. Ma questo è lo spirito? Ahimè, purtroppo per molti sì. Il parlare in lingua non è lo spirito. Dov'è lo spirito? Lì vi è libertà. Quale libertà? Allora posso cominciare a considerare se nella mia vita c'è un'opera di liberazione da parte di Dio. Io posso raccontarvi di aver conosciuto lo spirito come liberatore, come colui che è venuto e ha sciolto i legami del peccato. Mica li abbiamo sciolti noi. Quando diciamo il Signore mi ha liberato, tutto ciò che attribuiamo al Signore riferendoci al Cristo o al Signore riferendoci al Padre, così come ci ha insegnato Gesù, è tutto opera dello Spirito. Perché Gesù se n'è andato, è andato a precederci in un luogo da dove non si è più mosso. Tutto ciò che è intervenuto nella nostra vita è opera dello Spirito. E noi ne dovremmo prendere coscienza, ne dovremmo prendere consapevolezza.
per imparare non ad adorare lo Spirito, ma a relazionarci a Lui, a tener presente, così come a volte è stato insegnato, che come su Gesù è sceso in forma di colomba, con quella stessa attitudine Lui viene ad operare nella nostra vita. E così come una colomba a un leggero movimento può allontanarsi, noi dovremmo essere cauti in tutti i nostri atteggiamenti con lo Spirito e mettere da parte la presunzione molto diffusa di essere i proprietari dello Spirito. Io ho lo Spirito. Per quanto tempo si è sentito nelle chiese pentecostali, ma era un modo di dire non consapevole del significato delle parole, ma era legato all'esperienza, l'esperienza di quei credenti senza alcun tipo di cultura che per quello che avevano vissuto affermavano: io ho lo Spirito. Oggi noi dovremmo invece dire: lo Spirito a me. Signore, voglio essere posseduto dallo Spirito Santo. Essere posseduto vuol dire essere controllato, essere guidato, essere assistito. Nel momento in cui non sappiamo che cosa fa, vuol dire ricevere ispirazione, ricevere la guida, ma non che a seconda della nostra esigenza lo Spirito è al nostro servizio. Rigiriamo la frittata nel senso giusto e mettiamo noi sotto e lo Spirito sopra. Volgendoci a Genesi, noteremo che sin dai primi testi biblici lo Spirito sembra svelare una sorta di controllo che esercita sullo stato caotico all'interno del quale sta per risuonare l'autorevolezza iussiva della parola creatrice. Lo Spirito precursore della parola, lo Spirito prepara la parola. Cosa ci dice Genesi? Che mentre l'universo, la terra era nel suo caos, lo Spirito però aleggiava già sulle acque. Lo Spirito era già all'opera. Lo Spirito stava già muovendosi, lo Spirito stava già cominciando un'opera di creazione. E su quella preparazione arriva la parola creatrice di Dio, che chiama all'esistenza le cose che non sono. Dio Padre chiama, ma chi è che adempie? Chi è che opera? Quello Spirito che era sulle acque. La parola di Dio consegnata allo scritto, e quindi la scrittura non resta chiusa nello scritto, ma si rivela nella predicazione e diviene vivente attraverso l'intervento dello Spirito. Quindi noi proviamo ad immaginare la scrittura come il mondo caotico iniziale. Questo è un caos. Senza lo Spirito, questo è un caos. Quanta gente legge e dice: ma io non ci capisco niente. Quanta gente afferma di aver letto la Bibbia diverse volte dall'inizio alla fine, ma di non aver tratto nulla. Questo è il caos primordiale. Ma c'è lo Spirito che aleggia sulle acque prima della creazione. Se lo Spirito interviene, allora la parola si manifesta e raggiunge la nostra vita. Dicendo parola di Dio, ci riferiamo a quella scritta, alla rivelata e soprattutto a colui che è parola, anche quando non apre la bocca. È il linguaggio umano il nostro che poco e debolmente esprime i concetti divini. Così scriveva il pastore Giuseppe Petrelli. Pertanto la parola richiede la scrittura come un contenuto, il contenitore. Si è intesa una cosa? Qui stiamo affermando che dalla scrittura
riceviamo la parola di Dio. Ma a voi studenti devo chiedere uno sforzo per non trarre delle conclusioni che possono essere fraintese. Per la serie, non tutta la scrittura è parola di Dio. Io non vi sto dicendo questo. Sto dicendo che questa è la scrittura. Nel momento in cui arriva lo Spirito, la scrittura diventa parola di Dio. E mi riferisco alla prima lettera di Genesi, all'ultimo punto dell'Apocalisse. Perché nel passato la Riforma si è riferito alla sola scrittura, però è importante che oltre alla sola scrittura, rivelazione di Dio, noi affermiamo e ribadiamo tutta la scrittura, così come scriveva l'Apostolo, tutta la scrittura è divinamente ispirata. Anche se l'Apostolo Paolo si riferiva al testo dell'Antico Testamento, perché non c'era ancora la raccolta del Nuovo. Noi successivamente, la nostra fede ha allargato il termine scrittura all'Antico e al Nuovo Testamento. Dio ha parlato prima degli uomini particolari, uomini come Noè, Abramo, poi ha iniziato a parlare attraverso uomini particolari, Mosè, i profeti. Guardate, non è la stessa cosa. Dio parla con Noè, Dio chiama Abramo, ma dopo Dio parla attraverso Mosè al popolo, Dio parla attraverso i profeti al popolo. C'è una rivelazione diversa. Così la parola dei profeti non è più parola propria, ma diventa parola di Dio. Per ispirazione dello Spirito, la rivelazione di Dio ai profeti viene consegnata allo scritto, che non è un libro morto, una fredda stesura di eventi o comandi divini, ma una parola viva, un memoriale degli eventi salvifici e dei comandi divini. Nel leggere i libri profetici vi accorgerete che voi siete davanti a volte anche a dei brani poetici. Quella è la parola che i profeti hanno ricevuto, che hanno messa per iscritto e che ha parlato agli uomini di quel tempo. Oggi quel testo è scrittura per noi, ma quel testo lo Spirito lo utilizza per continuare a parlare alla nostra vita e rende quella scrittura parola di Dio per la nostra vita. Dovremmo quindi ritenere che la parola è contenuta esclusivamente nella scrittura? Io vi ho detto poc'anzi che tutta la scrittura è parola di Dio, ma si può fare la domanda all'incontrario. La parola di Dio è solo la scrittura? Se così fosse, lo Spirito cosa prenderà da Gesù che già non abbiamo? Noi non possiamo fare delle affermazioni assolutistiche e totalitarie. Noi non possiamo fare dei diktat. Perché se noi diciamo che parola di Dio è soltanto tutto ciò che esce dalla scrittura, vuol dire che Dio parla soltanto attraverso la scrittura. Ma Balaam Dio ha parlato attraverso un asino. Dio può parlare agli esseri umani in tanti modi, attraverso anche un cataclisma, può compungere il cuore di qualcuno. Saulo è caduto, è stato folgorato sulla via di Damasco. Oggi quella sua esperienza è nelle scritture, attraverso quelle scritture parla a noi Dio per mezzo dello Spirito. Ma così come Paolo è stato folgorato, c'è qualcuno che può fare un'esperienza di Dio anche fuori dalla scrittura. Noi non possiamo mettere dei limiti a Dio, proprio per quello che ci dicevamo all'inizio. Noi siamo le creature, lui è il creatore,
è lui che decide come farsi conoscere. Noi l'abbiamo conosciuto in maniera personale attraverso la scrittura, ma quanti di noi sono giunti alla conversione senza neanche aprire la Bibbia? Tutti sono giunti alla conversione perché hanno ascoltato una predicazione? Tutti sono giunti alla conversione perché hanno letto la Bibbia? Questo non lo possiamo dire. Noi possiamo parlare della nostra esperienza, ma la nostra esperienza non sarà mai legge per gli altri. Gesù è la parola che lo Spirito presenta e ripresenta, la parola fatta carne è venuta ad abitare in mezzo a noi. Le sue parole sono spirito e vita, e nessuno mai asserirà che siano state raccolte totalmente nei Vangeli. Vorrei riprendere la nota 12 sulla quale mi ero fermato prima, facendo riferimento al verso quando Gesù diceva: egli mi glorificherà, parlando dello Spirito, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Le cose che lo Spirito deve annunciarci sono tutte le cose che il Padre ha, non le cose che il Padre ha detto. Questo è quello che ha detto, ma Gesù gli parla di quello che il Padre ha. Per cui c'è una parola, c'è un intervento dello Spirito che è al di fuori della scrittura. C'è un'opera dello Spirito nel mondo che noi non possiamo afferrare, non possiamo comprendere. Faccio un esempio perché lo ritengo tale, ed è una mia opinione. Tutto il movimento di liberazione che da qualche anno a questa parte ha invaso il Mediterraneo, se lo credete, io lo credo, dietro a quel movimento che ha abbattuto delle dittature, che ha fatto cadere dei regni che erano poco o per nulla democratici, se voi lo credete, potete vedere l'intervento dello Spirito che libera i prigionieri, che affranca gli oppressi, che libera dalle catene di schiavitù i popoli. Altrimenti, come spiegate certe cose? Quindi c'è un'opera dello Spirito che va al di là di quella che è la nostra esperienza di fede. C'è un'opera dello Spirito che è al di là della religiosità. C'è un'opera dello Spirito che riguarda il creato. Quando noi diciamo, riprendendo il verso della scrittura, che tutta la natura o il creato geme, quel gemito, quel pianto, quella sofferenza, chi è che l'ascolta? Chi risponde? Chi interviene? E qui dobbiamo ritornare al punto di prima: noi sotto e lo Spirito sopra. Noi siamo sulla terra, lo Spirito sin dall'inizio aleggiava attorno alla terra, l'intera creazione era avvolta dallo Spirito. Nel cristianesimo la scrittura, ossia la Bibbia, è la testimonianza storica del piano di salvezza di Dio. Con il termine scrittura si intende l'insieme delle scritture canoniche, i 66 libri che costituiscono l'Antico e il Nuovo Testamento, in linea con quanto accettato dalla Riforma protestante del 500. Essa è la parola scritta, che sin dal suo incipit non presenta la sola parola su Dio, ma anche la parola di Dio. Trasmette in chi le si accosta una parola in quanto comunicazione, e sul suo crinale la parola come rivelazione, come dischiudimento.
Noi prima di conoscere Dio riceviamo una comunicazione. La parola innanzitutto per noi annuncio, ci fa conoscere che c'è qualcuno che ci chiama, qualcuno che è interessato alla nostra vita. E quindi è la comunicazione di Dio per noi. Dopo che abbiamo ricevuto la comunicazione, la stessa parola ci permette di conoscere colui che ci ha chiamato. Spero di non perdere nessuno di voi, ma se vi dovessi perdere, prego affinché vi possa recuperare nel più breve tempo possibile. La Bibbia, in quanto scrittura, non ha alcun potere. Lo ha invece la parola di Dio, alla quale le scritture bibliche rimandano. Perché è importante che ribadiamo anche questo concetto? Perché noi non dobbiamo fare di versi della scrittura delle parole magiche. Non è l'espressione che ha la potenza. Se non dite nel nome di Gesù, il miracolo non avviene, per esempio. Se non dite nel nome di Gesù, la preghiera non è esaudita. Questo è prendere una parola e darle una forza, un potere che non ha. Quell'espressione deve invece comunicarci quello che è il potere di Dio. Invocare il nome del Signore non è pronunciare il suo nome, accadono le cose. Alibaba diceva apriti sesamo, e si apriva la grotta e entravano i 70 alla grotta. Qualcuno udì la parolina magica e svuotò la grotta ad Alibaba, che quando tornò da una delle sue scorribande disse apriti sesamo, ma qualcuno aveva aperto prima di lui e gli aveva lasciato la grotta vuota. Non è la parola magica, la potenza procede da Dio attraverso la sua parola. Facciamolo alla fine, se no non finiamo più. Io mi sono perso. Possiamo senz'altro dire che tra la Bibbia in quanto scrittura e la parola in quanto messaggio vi è l'invisibile ma pur concreta azione dello Spirito, dalla percezione del quale dipende il corretto uso del testo biblico. La scrittura è una delle forme in cui la parola di Dio si manifesta e parla attraverso lo Spirito. Se così non fosse, perdonate, non avrebbero senso i carismi dello Spirito. Qui apro più di una parentesi. Se per noi parola di Dio è soltanto la scrittura che lo Spirito poi ci comunica, allora il dono di profezia non è parola di Dio. Vi accorgete che noi stessi, anche senza accorgercene, non limitiamo la parola esclusivamente alla scrittura? L'esercizio del ministero di colui che predica la parola, quindi la spiega, anche quello è parola di Dio. L'esercizio del ministero del profeta che parla e annuncia al popolo nel nome del Signore è o non è parola di Dio? Naturalmente tutte le parole che passano attraverso gli uomini, poi lo vedremo, dovranno essere confermati sempre da questo, che è il nostro canone, è il metro di misurazione. La scrittura per l'azione dello Spirito diviene parola, ma è anche per l'azione dello Spirito che è divinamente ispirata. Quindi la parola è divenuta scrittura per l'azione dello Spirito, e la scrittura ritorna parola sempre per lo Spirito. Quindi se lo Spirito è il vero autore della scrittura, allora la sua comprensione non può che essere legata ad un'azione di questo, dello Spirito. Come possiamo riconoscere, discernere questa azione? Abbiamo strumenti sufficienti per stabilire un criterio di discernimento che non diventi strumento inquisitorio
per bollare come fanatismi anche esperienze di fede profonda, questo nostro ragionare ci pone su due rischi opposti. Uno è di vedere lo spirito dappertutto e l'altro è di non vedere lo spirito da nessuna parte. La percezione dello spirito è percezione, quindi rimane per forza di cose un fatto personale. Però chi esercita nel nome del Signore e fa appello alla guida e all'intervento dello spirito non può limitarsi a delle espressioni per la serie. Se qualcuno esercitando il ministero osa dire lo spirito dice questo, ci arriveremo. Se qualcuno osa dire lo spirito dice questo o quello che vi sto dicendo è da parte dello spirito, io non mi fermo alle parole, io ho bisogno dei fatti dopo, che se non ci sono i fatti, caro amico, conservo, fratello, sorella cara, io ti verrò a dire tu sei bugiardo, perché lo spirito non è bugiardo, Dio non è bugiardo. Ma se tu apri la bocca e dici che lui ha parlato e poi non accade quello che dici, non è lui che si è sbagliato, ma sei tu che hai pigliato una di quelle intronate dopo di cui non dovresti più avere il coraggio di aprire la bocca. Perché se tu continui ad aprire la bocca, perdonatemi se vi dico queste cose, le registriamo anche, se tu parlando a un fantomatico tu continui ad aprire la bocca, io mi chiudo le orecchie per non giudicare e peccare nei tuoi confronti. Quindi attenzione, se lo spirito è Dio e noi crediamo e affermiamo lo è, la sua opera non può essere limitata nei confini né di un discorso ecclesiologico dove tutto è sotto il controllo della Chiesa, né di un discorso cristologico dove si identifica Cristo con lo Spirito e la manifestazione di questi esclusivamente l'annuncio della parola. Queste sono due realtà. La prima riguarda il mondo cattolico, dove l'opera dello Spirito è sottoposta al controllo della Chiesa, lo vedremo tra poco. Nel mondo invece delle chiese storiche l'opera dello Spirito non è altro che la parola che viene predicata ed è Cristo predicato. Quindi lo Spirito agisce, si manifesta nella Chiesa solo nel momento in cui si predica la Scrittura. Dopo lo Spirito si riposa. La storia dovrebbe per noi essere maestra di vita. Nel 381 il Concilio di Costantinopoli pose colui che opera e distribuisce i suoi doni a ciascuno come vuole. Ricordate, questa è l'espressione che Paolo utilizza in 1 Corinzi 12 parlando dello Spirito, sotto un magistero umano con una parolina, figliolo. Perché questo? Vi devo far leggere la nota sotto. Un po' di anni prima, nel 325, il Concilio di Nicea, avete sotto la pagina, nota 19, nel 325 il Concilio di Nicea aveva definito il rapporto tra natura umana e divina in Cristo e aveva sancito che lo Spirito procede dal Padre. Il Concilio di Costantinopoli del 381, quindi circa 60 anni dopo, aveva aggiunto a quell'espressione figliolo. Cosa voleva dire? Lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio. Questo cosa significava? Che siccome la Chiesa rappresentava Cristo, l'opera dello Spirito doveva passare attraverso il controllo della Chiesa. Quale Chiesa? Attraverso il Magistero della Chiesa. Ed è quello che ancora insegna e pratica la Chiesa Cattolica. L'opera dello Spirito è sotto il controllo del Magistero. Ecco perché quando il Papa parla è parola di Dio. Le encicliche papali sono messe a fianco alla Scrittura, non sono dei commenti. Nel mondo cattolico le encicliche sono reputate
alla stregua del scrittore. Se così fosse ancora oggi, vorrebbe dire che ogni esperienza sarebbe passata al vaglio della tradizione e dovrebbe ricevere l'imprimatur del Papa, divenuto la guida del credente invece dello spirito. Per noi invece le cose stanno un poco diversamente. Perché? Perché noi siamo legati alla Riforma. La Riforma rimandò il tutto alla parola in quanto scrittore e di conseguenza alla ricerca storico-critica delle lingue bibliche in quanto espressione di un messaggio pronunciato in un determinato periodo storico. La ricerca nel testo, pur con tutte le sue buone intenzioni, non ci dirà mai cosa c'è dietro il testo, ossia l'esperienza che ha condotto ad esso. Limitare tutto esclusivamente al testo con l'affermazione sola scrittura potrebbe sostituire un papa di carne con un papa di carta. E questa è l'espressione che Carlo Stadio rivolse a Martin Lutero quando Lutero nella sua battaglia legava la manifestazione, la parola di Dio alla sola scrittura. Noi invece, oltre alla sola, non nel senso di cuoio delle scarpe, alla sola scrittura, abbiamo ripreso il tutto la scrittura, ma abbiamo anche visto che c'è un'opera dello spirito che è al di fuori della scrittura. La ricerca dell'esperienza spirituale limitata al testo scritto. Mi fermo un attimo, rifaccio un'altra parentesi prima. Facendo queste riflessioni, vi accorgete perché alcuni non credono al movimento dello spirito? Su queste riflessioni vi accorgete che chi lega tutto soltanto alla scrittura dice certe manifestazioni non possono più esserci, non hanno senso, perché se per me la parola di Dio è soltanto quella che io trovo qua dentro, tutte le manifestazioni carismatiche non hanno senso di essere, o se ci sono io non le accetto. La ricerca dell'esperienza spirituale limitata al testo scritto potrebbe indurre ad uno sterile letteralismo. Questo è un altro pericolo, quello di poter affermare davanti alle scritture sta scritto così, deve succedere così. Faccio un esempio, assumendo quello che dico, noi passiamo dalla testa. Gesù che guarisce il bambino epilettico non vuol dire che l'epilessia è una possessione demoniaca sempre. Cioè invece chi dice ma se sta scritto che Gesù l'ha cacciata l'epilessia, vuol dire che dove uno ha una forma di epilessia è posseduto da uno spirito e deve essere liberato. Non dobbiamo ragionare in questo modo, sta scritto e così e non si discute. Questo vuol dire diventare dei letteralisti, attaccarci alle singole parole. Occorre sempre tenere ben presente che molte cose scritte sono legate ai tempi in cui furono scritte o permesse per la soluzione di problemi contingenti relativi a quel momento. Inoltre è ben chiaro che se Gesù ha detto dello Spirito egli vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, il tutto ciò che vi ho detto secondo voi è contenuto interamente nei Vangeli? Anche perché uno dei Vangeli dice che se si fossero volute scrivere tutte le cose che Gesù aveva detto non sarebbero bastate, però Gesù ha detto lo Spirito vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Il tutto ciò che vi ho detto non è contenuto interamente nei Vangeli. Di conseguenza dobbiamo aprirci a un'azione dello Spirito più ampia, che vada oltre la parola scritta, ma attenzione, ma che non va contro lo scritto. E ancora, se la conoscenza della verità rende liberi e colui che ci guida alla verità è lo Spirito, potranno mai coloro che sono stati liberati dalla sua azione
condizionarne l'agire futuro. Per la serie, lo spirito rende liberi noi e noi facciamo schiavo lo spirito. Molti agiscono in questo modo. Lo spirito mi ha fatto libero, però lo spirito è mio schiavo e fa quello che dico io. Con questo atteggiamento, l'incontro con la scrittura può divenire l'incontro con il Dio vivente e produrre esperienze vive. Da vostri seni sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Io voglio credere quello che ho scritto, così come accade tra pentecostali, dove la scrittura gode un'altissima considerazione. E la ricerca dello Spirito che annuncerà le cose a venire produce una maggiore conoscenza e una più completa intelligenza del mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Colossesi 2:2-3. Però tutti i tesori sono nascosti in Cristo. Però Paolo scrive che Cristo è mistero di Dio. Vuol dire che fin quando pensiamo di conoscere e conoscere, c'è tanto ancora. Siccome è mistero, cioè qualcosa che non potremo mai afferrare pienamente. La scrittura senza lo spirito ha un impatto frontale con il lettore, che può essere anche un credente, sia attraverso un'esegesi critico-storica, sia per mezzo di un approccio letterario. Se uno legge o fa la ricerca di tutte le cose che ci stanno dietro, dietro un racconto, il contesto, la storia del tempo, tutte queste notizie che possono aiutare la personale meditazione, ma se è limitato a quello, che senso ha di leggere la scrittura come un testo storico? A questo impatto occorre un passo successivo: far vivere la scrittura nel proprio intimo, andare a cercare il fondamento che è prima del testo, l'esperienza dello scrittore stesso. Le storie che ci sono raccontate nella scrittura, al di là se qualcuno può credere che alcune di esse sono simboliche, tipologiche, fantasiose, ma anche se fossero fantasiose, sono state utilizzate per trasferirci che cosa? Un'altra esperienza, non una cosa campata per aria. Gli uomini, le donne, gli strumenti che Dio ha utilizzato per trascrivere questi racconti, le hanno fatte delle esperienze con quel testo e lo hanno trasferito proprio perché racchiudeva la loro esperienza. E se quella parola è stata esperienza di altri, la loro stessa esperienza deve rinnovarsi e ripetersi fino ad arrivare ai nostri giorni? Noi crediamo di sì. Esempio classico per i pentecostali, Atti capitolo 2. Per molti è legato a quel tempo, ma noi crediamo invece che quell'esperienza si è ripetuta nei secoli e si ripete ancora oggi. Ma perché lo crediamo? Perché molti di noi, e qui tutti quanti, possiamo dire di aver fatto l'esperienza del battesimo dello Spirito. Per cui non è un qualcosa che abbiamo letto su di un libro e ci crediamo o non ci crediamo, ma lo abbiamo vissuto, sperimentato. Sono in tal senso uno stimolo le parole di Morto. Non c'è parola di Dio che non sia accompagnata dall'esperienza che l'uomo fa dello Spirito di Dio. Così anche le parole della Bibbia e della Chiesa con il loro annuncio vanno riferite alle esperienze dell'uomo contemporaneo, che non deve essere soltanto uditore della parola, ma insieme deve farsi anche locutore della parola. Noi amiamo riprendere il testo facitore. Locutore vuol dire che la deve alloggiare. Cosa diceva Gesù? Se le mie parole dimorano, sono alloggiate, sono parcheggiate. Se le mie parole dimorano in voi, voi dimorate in me. Lo Spirito che in quanto Dio ha pensieri e modi di agire che non sono i nostri potrà riprodurre questa esperienza.
La parola scrittura e lo spirito devono essere visti in rapporto interattivo, non come strade a senso unico. L'esperienza dello spirito non si traducono soltanto nelle parole del linguaggio, ma mostrano la stessa varietà che troviamo nella realtà sensibile. Quando parliamo di esperienza dello spirito, dobbiamo ben tenere presente che noi non siamo il soggetto con la nostra coscienza o volontà, ma il centro si trova nell'evento che ci capita e nella sua origine. Chi ha parte nel processo dell'esperienza viene trasformato. Non sono io a fare questa esperienza, ma è l'esperienza stessa a fare qualcosa di me. La serie che nello spirito santo c'è bisogno di due mani, di un braccio, di una occhio, da buco. Questo punto merita di essere ribadito. E quando noi parliamo di esperienza, leghiamo un'opera dello spirito alla nostra persona, al nostro io, e siamo portati a raccontare: io ho fatto, io ho detto questo perché lo spirito ha fatto. Dobbiamo invertire le cose. È lo spirito che ha fatto questo nella mia vita, è lo spirito che ha portato questo nella mia vita, è lui il soggetto. Noi siamo quelli che ricevono la sua opera. Rimane un ultimo interrogativo: come riconoscere allora la sua azione? Cristo è la luce delle scritture, compimento della legge e annuncio della verità. Lui stesso ha detto: le parole che vi dico sono spirito e vita. Lo spirito rivela Cristo e permette di trovare l'armonia delle testimonianze bibliche. L'agire dello spirito non sarà mai contrario o discordante ai racconti biblici, ma nelle scritture troverà conferma e le scritture si schiuderanno al suo agire. Non ci può essere un'esperienza dello spirito che sia realmente tale se non trova conferma nelle scritture. È l'unico metro che il Signore ha messo nelle nostre mani. Altrimenti, gli uomini che fanno i versi degli animali, che si rotolano durante i servizi di culto, fa le risate, chi le ride, loro dicono: è opera dello spirito. Io lo voglio credere, ma dove sta scritto? Semplice. Ecco allora il nostro, la nostra bilancia. La spirito è tanto a fondo, lo spirito sicuro ci sta, ma è poco la cosa. L'agire dello spirito quindi non sarà mai discordante alla scrittura. C'è un'altra realtà: il cristocentrismo, cioè porre Cristo al centro di ogni cosa, così come faceva Barth nella sua teologia, non è e non sarà il punto ultimo dell'agire dello spirito. Questo, quando abbiamo fatto menzione delle chiese storiche, tutto limitato alla parola annunciata, il fine ultimo Cristo annunciato, non deve essere il punto ultimo, ma una conferma che lo Spirito si può. Noi diciamo che dove il nome di Cristo è innalzato e lo Spirito è all'opera. Ma nell'innalzare il nome di Cristo, lo Spirito opera anche nella vita delle persone, trasformando, liberando, guarendole, battezzandole, cambiando la loro vita. Non è l'ascolto, ascoltando la scrittura, dopo aver ascoltato la predicazione, io vado a casa, mi metto davanti allo specchio, il predicatore ha detto
che io devo essere una persona diversa, allora diventa tutto un fatto di volontà personale. No, per noi c'è l'opera dello Spirito, è lo Spirito che cambia, è lo Spirito che trasforma. Ampliandola ai temi teologici, la parola biblica è il canone dello Spirito e lo Spirito è il canone della Scrittura. L'uomo è la parola dell'uomo, può guidarci verso la verità, ma soltanto lo Spirito Santo può guidarci in tutta la verità. Una testimonianza, una parola, un incoraggiamento possono indirizzarci verso la verità o possono rivelarci parte della verità, ma l'unico in grado di guidarci in tutta la verità è lo Spirito. Il teologo, il predicatore o l'insegnante potranno condurre a credere ad una dottrina biblica. Per esempio, questa sera mi sto sforzando, sto tirando a secco le mie corde vocali per cercare di trasferirvi gli insegnamenti. Il mio è uno sforzo umano. Ma se non c'è l'opera dello Spirito che infonde certe verità nella vostra vita, rimarranno campate qui, tra me e il video proiettore. Anche se poi crediamo che tutto ciò che è scrittore, che è parola di Dio, per quello che dice la scrittura stessa, non cade mai a vuoto. Vedrò molto presto le sedie predicare e muoversi da solo. Solo lo Spirito può spingerci nella verità. L'azione dello Spirito ci fa dimorare in Cristo, la parola, e fa dimorare la parola in noi. Il segno di tale opera sarà il frutto che porteremo. Qui dovremmo aprire, ma ci torneremo nel corso delle nostre chiacchierate, una parentesi quanto un grattacielo. Vi riconosceranno. Ogni albero è riconosciuto dal suo frutto. E quindi il primo segno di riconoscimento dell'opera dello Spirito nella nostra vita è il frutto che noi diamo. Quindi possiamo tranquillamente valutarci da soli. A seconda di quello che palesiamo, possiamo dire se lo Spirito è all'opera, se n'è andato, se è in fede, se sta scioperando, se è talmente... No, è talmente difficile trasformare la nostra vita che probabilmente lo stiamo mettendo in crisi. Un secondo elemento di discernimento potrebbe essere l'individuo. Se lo Spirito guida, rende liberi. Il suo agire non annichilirà mai l'uomo in quanto individuo. Lo Spirito di Dio non cancella la nostra dignità. Spirito di Dio non ci fa fare i serpenti sul pavimento. Lo Spirito di Dio non ci riduce a camminare a gattoni, a fare bau bau, miau miau. Alla stregua delle ossa secche, lo Spirito darà identità ai morti e mai ucciderà o mortificherà i vivi. Il messaggio della Scrittura diventa comprensibile al lettore odierno se lo Spirito gli fa rivivere l'esperienza contenuta, coinvolgendolo personalmente. In questa esperienza occorrono delle attenzioni. Da una parte gli spiritualismi come la bibliomanzia e le false spiritualità nel nome dello Spirito devono essere respinte con forza, perché quanto procede da Dio manifesta frutti degni di tale nome. Dall'altra, l'individuo, il credente, guidato dallo Spirito, può comprendere la Scrittura, interpretandola, accompagnando la sua esperienza con il discernimento esercitato dalla comunità dei credenti. L'interpretazione, il discernimento della Scrittura è legato al ministero che è nella Chiesa. Non è perché lo Spirito opera liberamente, ciascuno dice ma io qua capisco questo e così, lo Spirito mi ha rivelato questa, poi me ne ha rivelato un'altra, però fatti vostri,
No, tutto deve essere collegato, legato alla comunità dei credenti, altrimenti non avrebbero senso i ministeri. Se ci fosse un'opera individuale ed esclusivamente individuale, diciamo come si dice altrove, i ministeri non servono, tutti noi siamo ministri. Pertanto il singolo mai dovrà arrogarsi un'azione privilegiata dello Spirito, il cui lavoro mira a preparare la sposa, la Chiesa a Cristo. Ogni azione dello Spirito avrà come obiettivo l'edificazione comune. Lo Spirito mi può sì distinguere dei tesori, mi può allargare una visione sul mistero di Cristo, ma quello che lo Spirito rivela e potrebbe rivelare alla mia vita deve essere poi calato nella comunità, deve essere speso per l'edificazione comune, altrimenti io vado a fare l'asceta, l'eremita sul Tibet, mi metto là, gambe incrociate, e aspetto la rivelazione di Dio, aspetto il mio tantra. Facciamo una fotografia di alto. No, dovete salire lassù. In quest'opera dello Spirito, attraverso la parola e la scrittura, la Chiesa universale e locale e il suo governo, vario a seconda della forma istituzionale locale, non può lasciarsi ancorare dal timore di spiritualismi o dalla paura di spiriti liberi, con il rischio di spegnere lo Spirito. Cosa può accadere? Che per evitare di avere credenti troppo liberi, di avere il rischio di combattere, di correggere dei soggetti troppo lascivi nelle cose dello Spirito, si potrebbe correre il rischio di dire no, non sa da fare, questo non si deve fare, e quindi di spegnere lo Spirito. Noi invece vogliamo che questo non accada. La guida dello Spirito condusse la nascente Chiesa apostolica fuori da ogni riferimento religioso del tempo, al punto che erano noti alle genti come quelli della nuova via. Ciò che è nuovo non può essere posto in qualcosa di vecchio, così come nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli odri, il vino si spande e gli odri si perdono, ma il vino nuovo va messo in odri nuovi. Parlare di nuovo non vuol dire che il vecchio è da buttare. Parlare di nuovo vuol dire un rinnovare opera dello Spirito costante, che tiene sempre tutto al nuovo. Perché se noi oggi dovessimo pensare di essere il nuovo e quelli che ci hanno preceduto di essere il vecchio, attenzione, perché se quelli sono il vecchio, noi oggi siamo il nuovo, domani noi siamo il vecchio e qualcun altro è il nuovo. Allora io voglio essere il nuovo ieri, oggi e domani. Che lo Spirito vada oltre ogni timore, portandoci a toccare la parola della vita. Toccare esprime la materializzazione del Cristo in noi, un'azione dello Spirito che avvolge la nostra individualità in una nuova dimensione, dove la parola diventa carne in ciascuno di noi. Se lo Spirito agisce in noi, non solo conosceremo, saremo guidati, ma toccheremo.